No, diciamo che intanto è il merito dello sforzo che si sta facendo, a mio giudizio anche dell'equilibrio che si è trovato nella sinergia di tutti i soggetti. Ovviamente io un po' di parte non posso che ringraziare il questore, che ringraziare il prefetto, ma ringrazio anche il sindaco, ringrazio il presidente della municipalità. Mi sembra che si stia facendo un lavoro di squadra, dove peraltro abbiamo la fortuna di avere un questore che conosce questo territorio, credo, meglio delle stanze di casa sua. Abbiamo un sindaco che è figlio di questa terra e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per fare un buon lavoro. Io non indulgerei a facili ottimismi, perché questi sono territori dove gli equilibri sono sempre molto precari e quindi le positività di un momento, se ci debbono confortare rispetto a un percorso che abbiamo intrapreso e che dobbiamo continuare a percorrere, non ci devono nemmeno illudere che i problemi siano risolti, che le questioni siano, come dire, quelle critiche siano accantonate. Però ecco, se posso convenire con voi, questa è la strada giusta. Poi noi cercheremo anche nel prosieguo di, soprattutto quando avremo la possibilità di recuperare un po' di forze con i prossimi concorsi, di destinare forze fresche a questa città, che ne ha bisogno, per la verità come ne hanno bisogno anche molti altri territori del paese, ma ovviamente Napoli e non potrebbe essere altrimenti, sta al vertice delle nostre preoccupazioni. Però ecco, oggi portiamo a casa con grande soddisfazione che lo sforzo, l'impegno, la capacità di stare sul territorio, e ribadisco, questa ritrovata sintonia tra le istituzioni credo che sia il modo migliore per affrontare il problema. Poi i risultati, come al solito, non sempre dipendono dall'impegno, no? Dipendono anche da tantissime altre ragioni, e oggi, come dire, sottolineiamo questa positività consapevoli del fatto che la strada è ancora molto lunga. Grazie. Grazie molto.